Buonasera, bentornati voi gentili telespettatori e gentilissime telespettatrici a questa nuova puntata di Assaggi Divini On Air. Michele! Assaggi Divini che non è solo chiaramente un format TV radio, ma qualcosa di più. È un sito, sono amici su Facebook, è una situazione, ma è un gruppo, un movimento sulla cultura del vino, sulla cultura del territorio. Grazie a voi! Parliamo proprio di Facebook, noi vi aspettiamo sempre più numerosi, ormai siamo raggiunti a quota 282.000, quanto siamo? 282.075, considerando i bambini di 10 anni che quelli valgono di meno, ma no, siamo un po' fermi, ma però chiedeteci l'amicizia, noi ve la diamo. Perché così noi cresciamo ancora di più, quindi siamo a 1.300, 1.400, 2.000, 2.200. Ah, ok, vedi, sono rimasti indietro. Va bene, oltre a chiederci l'amicizia, state sempre con noi sintonizzati sulla frequenza radio 90.0 di Radio Icaro Rubicone e anche di Icaro 92.0 di Radio Icaro Rimini. Con YouTube insieme. YouTube, noi siamo da tutte le parti perché poi siamo sui podcast sul nostro sito. E soprattutto guardateci, come ci state guardando adesso, dai canali di Rimini News, di News Rimini e di Icaro TV, canali 614 e 91 rispettivamente. Oggi sarà una puntata ricchissima, Michele, vero? Che cosa ci aspetta? Diciamoglielo. Abbiamo un gruppo di persone che uno dietro l'altro verrà e sfilerà con noi per una bellissima puntata all'insegna del dolce, della sua densa, dei profumi e anche dei colori. Oggi vi vogliamo prendere per la gola perché vi parliamo soprattutto di due vini passiti, vero Michele? Parliamo di due vini passiti, in particolare parliamo di due vini che nascono dallo stesso vitigno di Sangiovese. Di Sangiovese, stiamo parlando di Santa Lucia Vineri, che produce il Assolo, un vino appunto, un vin santo dato dal Sangiovese, e di Cantine Terra della Pieve di Cesena, che produce anche produce un Sangiovese passito, versione classica, di cui ne parleremo più tardi. Prima di tutto invece parleremo, visto che abbiamo parlato di dolce, vi abbiamo fatto una grandissima sorpresa, perché per abbinare, dopo ne parleremo proprio degli abbinamenti di questi due vini, per abbinare questi due vini abbiamo pensato al cioccolato. E quando abbiamo pensato al cioccolato, di chi potevamo pensare, Michele? Beh, se la gente guarda il nostro sito c'è già un articolo su questa persona, su Staccoli, Paolo Staccoli, che parlerà della sua versione, della sua interpretazione del cioccolato e tutto ciò che poi lo circonda. Tutto ciò che ruota attorno al cioccolato. Ma parleremo proprio del cacao, delle fave di cacao, parleremo di chi lo raccoglie, parleremo anche di chi ce lo mastica. Adesso non so, Paolo, intanto lo presentiamo. Paolo Staccoli, a voi! A voi direttamente. Buonasera. Da Cattolica, dalla cioccolateria Staccoli. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Allora, parliamo di questo cioccolato, Paolo. Proprio due parole prima di mandare il nostro primo brano musicale. Beh, il cioccolato ormai fortunatamente adesso è stato riconosciuto da tutti come una fonte di energia naturale che dà tante sensazioni e tante cose di benessere a tutti quanti noi. E soprattutto dà assuefazione, per cui ne abbiamo voluto parlare subito all'inizio, perché così non ci lasciavate mentre mandavamo il nostro primo e clip. E quindi diventa anche fonte di reddito per qualcuno. Assolutamente, sì. Assolutamente sì. Quindi se la finanza non ci sta ascoltando siamo più contenti, perché sembra che stiamo facendo una propaganda allo spaccio, ma adesso noi andiamo avanti con il primo brano musicale offertoci dalla nostra regia. Eccoci di nuovo in diretta dallo studio 1 di Radio Icaro Rubicone, Icaro TV, Rimini News. Quante ne abbiamo, Michele? Non so, le dobbiamo dire ogni casino, volta, poi mi, poi sì. Mi perdo. A me ci manca la stampa. Siamo noi, sappiate che siamo lo studio 1, perché ne abbiamo due di studi, anzi ne abbiamo tre adesso, però siamo lo studio 1, quello più pregiato, quello più particolare. Dove nascono le idee, dove nascono anche le degustazioni. Oggi nascono anche strani odori, perché qui c'è una temperatura oggi pazzesca, vero Michele? Sì, sì. Vogliamo già accennare la degustazione che faremo a fine maggio? Diciamolo, ci sarà una serata veramente speciale, anzi così lo facciamo sapere anche a Paolo, perché gli dovremmo portare la locandina anche a lui. A fine maggio, il 24 di maggio, giovedì 24 di maggio, al ristorante Quarto Piano di Via Chiabrera a Rimini, ci sarà praticamente una puntata direttamente nel ristorante, perché parleremo di quattro champagne. Sì. Quattro champagne in degustazione. O i champagne parleranno loro. I champagne sotto parlano da soli, vero? E di quattro distinte maison che potrete trovare nel nostro sito a partire già da domenica.
e parleremo di questi champagne proprio accompagnati dai piatti dello chef del quarto piano. Sorpresa finale, ci sarà un dolce proprio, non lo voglio neanche dire, ci sarà un dolce offerto dagli nostri amici della gelateria La Goloseria di Riccione, che con Filippo che ci condurrà in qualche cosa di speciale, ma non vi vogliamo proprio anticipare niente. Tutto, e avremo tutte le notizie sul nostro sito assaggidivini.it. Noi vi invitiamo ad andare a vedere anche il sito del quarto piano, dove potrete anche prenotarvi direttamente, perché il costo della serata sarà veramente molto basso. È una serata promozionale proprio per quello che riguarda sia lo champagne che quello che riguarda il quarto piano, e per quello che riguarda assaggi divini, che sarà poi quella che condurrà la serata. Paolo, tu non lo sapevi di questa cosa, ma se sei un goloso di champagne, noi ti aspettiamo. Sono amante di bollicine, forse un pochino più italiano, però comunque. Sai, anche i francesi hanno ancora da insegnarci tanto. Oltre, sono diverse le tipologie. Bisogna conoscerle tutte e due. Allora, siamo qua con Paolo Staccoli, vero Michele? Sì, siamo qui con Paolo Staccoli per parlare innanzitutto della realtà Staccoli. Cerchiamo di introdurlo, poi dopodiché parliamo del cioccolato. Sì, ma parliamo di Staccoli. Tu la conosci bene la pasticceria Staccoli? Beh, innanzitutto è quasi un punto di riferimento. Si va in piazza, a Cattolica, c'è un grande palazzo, un bellissimo palazzo, dove con un'architettura moderna accolgono le persone per dare tanti ambienti diversi. E soprattutto dare tante cose diverse, tante cose veramente prelibate. E per chi sta a Cattolica, io ho la fortuna di lavorarci, è una meta fissa. Paolo, parliamo un po' del tuo esercizio, parliamo di che cos'è Staccoli e anche delle novità, perché c'è proprio una novità che Paolo oggi ce la dirà in diretta, vero Michele? Paolo? Parliamo della famiglia a questo punto. Parliamo della famiglia. Sì, è una storia antica, una storia vecchissima che già molti conoscono. Comunque i miei, diciamo, bisnonni erano mugnai e così hanno incominciato anche mio padre, mia zia e le altre sorelle in questa tipologia. Nel mondo dei dolci, prima sì. Col ciambellone, no? Fino a che nel 52 hanno aperto la prima pasticceria. E da lì tutti quanti insieme ci siamo dati da fare e fortunatamente abbiamo addolcito un pochino tutte le nostre zone. È una cosa sicuramente legata molto al cuore, alla passione che abbiamo dentro, tutta la famiglia insomma. Perché poi sappiamo che fare il pasticceri, oltre a non essere facile, perché non è assolutamente facile per fare un prodotto di qualità, è una qualcosa che nasce dal cuore, vero Paolo? Beh, penso la maggior parte dei lavori, in particolar modo quelli artigiani, assolutamente, se non c'è la terza parte, oltre alla creatività, oltre alla manualità, il cuore, difficilmente riusciamo a colpire. L'artigianato, indubbiamente, questa è una cosa fondamentale. Parliamo anche della particolarità che c'è dentro la pasticceria Staccoli, proprio cattolica, che è quella della chocolaterie, che poi è il tema che vogliamo introdurre oggi. Questa chocolaterie. Ecco, perché anche questa è una cosa curiosissima, perché c'è un percorso un po' particolare, perché io ho cominciato, cioè la nostra tradizione comunque rimane, i nostri dolci tipici, le nostre particolarità sono rimaste, e io ero un ragazzino e diciamo facevo cioccolato nel garage a casa, no? Che non si può dire comunque. Chi invece toccava i motorini, lui sì. Faceva cioccolato. Vedi? Non lo so, io facevo altre cose nel garage. C'erano tutte le luci, ogni tanto si spegnevano, però non si possono dire neanche queste cose. Io ne ho i vizi, no? E quella volta non ero capito, ovviamente. Perché una volta quando dicevi mangiare cioccolato fondente ti guardavano male. Sì, buttavamo via cioccolatini, uova. Io dicevo, ma è impossibile che non si capisca questo, no? Sì, esatto. E così io ho continuato ad andare avanti nella mia passione, nella mia ricerca, girando un pochino alcuni paesi europei dove veramente questa invece cultura già ce l'avevano, e ho continuato a perseguirla. Fortuna, dopo la fortuna appunto, aprendo comunque il locale nuovo, abbiamo avuto più spazio e abbiamo potuto veramente presentarlo veramente per quello che è il suo valore reale, ma soprattutto che è stato conosciuto, indubbiamente è stato dato il suo valore reale che ha questo prodotto meraviglioso della natura. Questo è fondamentale. Ricordiamo anche, visto che noi siamo una trasmissione di vino, il vino ha una certa importanza proprio anche nella pasticceria Staccoli, perché è anche uno smercio. Sì, c'è anche uno smercio, un'enoteca si chiama. È bruttissimo, però vogliamo dire che è un'enoteca, però nel senso che
si possono trovare, si possono acquistare delle bellissime bottiglie anche dalla pasticceria. Sì, è vero, non ci viene anche dal sito. No, abbiamo una bellissima cioè bellissima per noi. Sì, ma, per te. Ma anche per noi, io mi diverto. Una cantina sicuramente ben selezionata da Giovanni, sommelier, da Patrizia, da mia moglie, io bevo, quindi... cambia molto. Intanto salutiamo Giovanni e Patrizia, che vogliamo salutare. E quindi siamo molto contenti, nasceva tanti anni fa proprio per abbinare ai dolci, quindi comunque da quelli che conosciamo noi, no? dai frizzantini agli asti, a queste cose, fino a che invece abbiamo sviluppato un po' tutto il discorso del vino, su cui ci siamo veramente lavorati. E l'aperitivo quindi dietro. Sì, quello è stata una cosa interessante. Noi veramente l'aperitivo nasce un po' prima dello stacco di caffè, nasce nel 96 con lo stacco di mare e lì abbiamo incominciato a portare i primi aperitivi a Cattolica che non c'erano, quindi c'era una cosa un po' particolare, i primi caffè speciali in Italia che abbiamo creato quella volta. E dopo poi aumentati sempre di più in varie tipologie, però se uno va indietro nel tempo penso che non li aveva mai visti da nessuna parte. Intanto inquadrato dalla nostra regia c'è proprio un campione di quella che è la produzione, diciamo, di cioccolata, un po' il risultato, si parte tutto da qua, dalla materia prima, no? La fava di cacao, ricordi? Il nostro oro. Diciamo, esatto, aromatico 100%, nel senso che praticamente si sente proprio quando si apre già il sacchetto, la stanza diventa una stanza di cacao. No? Sì, la fava di cacao è indubbiamente l'uva per i vinaioli, no? Diciamo, quindi per noi è fondamentale, da lì nasce un po' tutto quello che è il cioccolato, così chiamato, un frutto talmente banale, diciamo, semplice, così come può sembrare, da tutto questo favoloso contributo mondo di cioccolata. Mondo di cioccolata è veramente incredibile, perché stando con loro, quando siamo andati anche nelle piantagioni a lavorare insieme per capire un po' questa perché modo. Si fanno anche lì i tour, come si fanno per noi, i vini anche le vigne. Ogni tanto ci diamo un po' anche da fare in questo, sì, nel limite del tempo possibile. Comunque e vai in Venezuela, quei veramente posti lì? Veramente interessante, perché lì vedi ancora una naturalezza in tutto quello che viene fatto intorno al mondo del cacao, del cioccolato, cosa che difficilmente troviamo in altri ambiti. Questo è veramente incredibile, quindi quando parliamo di biologico lo è naturalmente. Per forza, altrimenti non potremmo tirarlo fuori il cioccolato. Sì. Da dove viene? Qual è l'origine del cioccolato che viene adoperato nella cioccolateria di Staccoli? Beh, quali sono le tipologie? Quale che tu utilizzi? Quale preferisci? Ecco, il cioccolato, cioè torniamo indietro, la fava di cacao è un po' quello che dicevamo prima, come discorso dell'uva, del caffè, comunque ha varie provenienze, comunque la ricchezza, diciamo, la sua particolarità è che lo si trova in tutta la zona, diciamo, equatoriale del pianeta. Ovviamente, sia in Africa, sia in Asia, ma soprattutto in Sud America, dove ci sono secondo noi delle piantagioni un pochino più pregiate. Questo riteniamo noi, ovviamente, questo vale per noi. E comunque il cacao, cioè le fave di cacao, quindi anche nello stesso paese, nella stessa zona, in piantagioni diverse, abbiamo comunque delle sensazioni diverse, come per il vino. E parlaci più o meno, insomma, di come funziona la degustazione del cacao. Se ti piace un cacao rispetto a un altro, te lo apri, senti l'aroma e poi lo mastichi, sì, o lo ciuccichi, come funziona, come l'olio. Lo ciucci è bellissimo, mi piace la definizione tecnica di ciucciare una fava di cacao. Sì, qui subentra un fattore importantissimo, quello che dicevamo prima, perché oltre alla piantagione in sé è proprio la lavorazione di quella fase lì che è importante per dare questa aromatizzazione che abbiamo del cacao. Quindi dalla fermentazione che viene fatta, all'essiccazione al sole, al movimento che danno ancora manualmente direttamente in piantagione, è tutto quel momento lì che dà il suo valore ancora aggiunto a una fava di cacao, perché se non viene fatto quel lavoro perde il suo valore reale che ha. Quindi questa fermentazione in particolar modo, quindi in quella zona,
con i vari microrganismi che abbiamo in certe zone, e la fermentazione dopo l'essiccazione portano al risultato di decidere qual è la fava migliore, insomma, e possiamo anno... mangiarla direttamente, no? Sì, infatti un'altra domanda proprio così, una domanda mi tira l'altra, la stagione, nel senso l'anno è uguale per tu, nel senso io ho una qualità di cacao più o meno costante, o di massa di cacao più o meno costante tutti gli anni, allora, nel senso come qualità? Allora, chiariamo anche un altro discorso sulle tipologie di cacao, che diciamo che abbiamo la più pregiata, che è il criollo, va bene? Poi abbiamo il forastero e il trinidario, che è un ibrido tra il criollo e il forastero. Queste sono le tre, diciamo, famiglie principali delle fave di cacao. E le stagioni dove, cioè nella maggior parte dei casi, riescono a fare due raccolti. E quindi ovviamente, siccome parliamo di tutto il pianeta, dipende dalle zone dove si trovano. Comunque vengono fatti due raccolti per le fave di cacao. Però è bellissimo, perché questo prodotto, questo frutto, diciamo, questa cabosside di cacao, della pianta di cacao, oltre che nasce attaccata al tronco, non ai rami, ma proprio attaccata al tronco, in qualunque parte del mondo la andate a aprire, dentro la sua placenta, veramente una cosa spettacolare, ci sono sempre 50 fave di cacao. E questa è una cosa 50. È una cosa incredibile che la natura ci fa questi scherzi meravigliosi. Se fa 51 c'è un campo di reattività in giro, come i, non so, i quadrifogli. Nel frattempo Samuele Mussone ci ha fatto un primo piano, un'inquadratura veramente ravvicinata delle fave di cacao, che lì per lì non ti fanno neanche venire una grandissima voglia, vero, di avvicinarti. Solamente mettendola al naso, però, si sente tutto l'aroma e ti viene proprio un gusto. A me viene voglia di mangiarla. No, che cosa mi trovo se mi mangio una fava di cacao? L'ho mangiato. Io ritengo che, lo dico sempre, continuamente, quando ci incontriamo, penso che sia veramente una fonte meravigliosa di energia naturale. È una cosa incredibile, quindi... Altro che guaranà, altro che guaranà. È vero anche questo. Allora, intanto che io mi faccio un po' di guaranà, vediamo che cosa succede. Proprio su un vocalizzo di Shakira, rientriamo in onda con Assaggi di Vino Nero. E gorgheggiamo anche noi con un po', adesso stiamo già scaldando i bicchieri, ma prima di appropinquarci a bere prime suadenze note dolci dei nostri vini, abbiamo... Gorgheggiamo, suadenze, cos'è che hai detto ancora? Aspetta, appropinquiamo, allora chi ci vuole un dizionario, un traduttore istantaneo, non so che te ne usi tanti di parole, ma ci vuole un traduttore istantaneo tra Michele e Stefano. Michele e Stefano. Che... Io ho studiato solo zucchero, un casino. Zucchero, presente indicativo, io zucchero. Va bene, al di là delle cavolate, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Stavamo parlando di cioccolato, di cacao, di fave di cacao, di massa di cacao. Stiamo parlando con Paolo Staccoli della cioccolateria Staccoli, oltre che della pasticceria Staccoli, oltre che della enoteca Staccoli. Staccoli, diciamo, è un supermarket, il multiservizio a favore della dolcezza. Però io devo fare una domanda. Del dolce salato. Paolo, ti devo fare una domanda. Perché il cioccolato a cattolica? Bella, bellissima, la solita sfida. Vi racconto un aneddoto, se volete. Oh, certo. L'aneddoto ci vuole. No, ma è bellissima questa cosa, perché noi giriamo poi tutta Italia facendo anche delle fiere del cioccolato con l'associazione che è la CAI, l'Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani, che abbiamo fondato alcuni anni fa appunto per difendere quello che è il vero cioccolato, quindi senza inserimenti di altre materie grasse che cercavano di infilarci la comunità europea in tanti modi. Comunque in questo modo abbiamo radunato un gruppo di amici veramente su cui viviamo proprio con la passione del cioccolato, e abbiamo creato questo gruppo che giriamo l'Italia e facciamo questi tour del cioccolato. E succede, quindi in ogni fiera c'è la sua particolarità, però la cosa più carina che mi è rimasta perché molte volte, fortunatamente, quando posso vado anch'io, perché mi piace veramente trasmetterlo, anche se non è poi semplice abbandonare il locale. Però comunque la cosa curiosa, allora eravamo a Brescia, mi sembra, adesso non mi ricordo dove, in Piazza Duomo, e c'era un signore, compra questo, quest'altro, quest'altro, fa tutta la sua compra, tutto quanto, poi si ferma, mi fa: ma voi da dove venite? Cattolica. Ah, io non prendo niente.
Ma perché? No, no, cioccolato cattolico è impossibile, io sto cercando quello di Cuneo, no? Allora, gli ho detto, guardi, scusi, ma lei ha visto mai delle piante di cacao a Cuneo? A Cuneo? E comunque questa è un po' la cosa veramente incredibile, perché in Italia, in realtà, il Piemonte ovviamente la fa da padrone, perché comunque ha una tradizione veramente lontana, diciamo, in più ha avuto la fortuna dell'inserimento delle nocciole, ha creato il Gianduiotto, quindi comunque è sicuramente una grande zona di tradizione, ma abbiamo i toscani che sono bravissimi, quindi in quello che conta in questo caso è lavorare il meglio possibile selezionando dei cacao di qualità, quindi cattolica anche se sul mare riusciamo a fare... Beh, il nostro cioccolato, non ci vergogniamo assolutamente. Cioè, essere razzisti davanti a un cioccolato, diciamo, non è mai bello essere razzisti. Beh, ma con il cioccolato, ragazzi, no, insomma, prima bisogna provare tutto, no Michele, cosa dici? Sì, esatto, le materie magari saranno di razza diversa, però il saperlo usare fa la differenza. Certamente, certamente, sì. Come dicevamo appunto della fava, no? Della fava che poi alla fine ti dà un cioccolatino come quello, e che però si compone nelle grandi miscele tra il cacao, tra un po' il latte, insomma, un insieme di sapori. Ti dice che preferivi il 70%, esiste il 100% che poteva essere questo qui. Sì, sì, diciamo che quello è il 100% nello stato naturale, no? Poi viene pressato, viene pressato e si divide in cacao e in burro di cacao. Burro di cacao. Ok. E in questo, diciamo che gli americani lo chiamano liquor, no? Mm. Poi la miscela riamalgamata insieme forma la massa, ok? Con la massa noi cioccolatieri, la maggior parte di noi, da lì crea le proprie miscele, quindi dalle varie provenienze le miscela insieme, e inserendo lo zucchero in varie parti va a abbassare la percentuale di cacao, quindi ovviamente fa la sua scelta di cacao, quindi è difficilissimo che troviamo poi in realtà un cioccolato uguale a un altro negli artigiani. Questa cosa è una cosa molto bella e molto importante. Poi c'è ovviamente l'inserimento del latte in polvere fatto dal grande Callier, no? Gli svizzeri sono stati maestri di questo. E poi abbiamo il cioccolato bianco, che chi dice che non è cioccolato non è vero, perché quando abbiamo questa spremitura, diciamo che abbiamo togliamo il cacao, rimane il burro di cacao, perché per chiamarsi cioccolato puro deve avere il burro di cacao, il fondamentale è quello, poi l'inserimento del latte in polvere e dello zucchero creano il cioccolato bianco, quindi io non ho niente contro chi mangia del cioccolato bianco, assolutamente. Ma il tuo cliente, il bambino... È quello più a quello che tu punti? Cioè, nel senso, qual è il tuo target? Il bambino sicuramente è un termometro importante, e la cosa bellissima che ovviamente si fa attrarre anche dalla forma, no? Comunque l'orsetto, varie cose che sono indubbiamente importanti, però vediamo che ci sono veramente dei bambini che scelgono delle praline veramente incredibili, molto buone, ma difficili per noi magari da pensare che un bambino le mangi, invece è veramente una cosa veramente incredibile. Questo ci fa molto molto piacere. Io ho mia figlia che ha 6 anni e da 3 anni che mangia cioccolato al 70%. Brava, cioè, quindi, una brava ragazza. cioè, io preferisco questo, va bene. Io l'ho tirata su a cioccolato a formaggio di fossa. Voglio vedere quando dovrai pagare anche il dietologo. Non è vero, perché come per il vino non bisogna esagerare, non è vero, Paolo? Cioè, in tutte le cose, una degustazione è una degustazione quando tu la prendi con moderazione, insomma. Sono d'accordo con voi, non è vero che fa ingrassare assolutamente, ovviamente di ogni cosa che si esagera ci fa ingrassare, anche arrabbiarci ci fa ingrassare, quindi cerchiamo di stare tutti nel... Siamo esoterici per gusto, e quindi dobbiamo dire le cose che dice la gente per cercare di sdrammatizzare. Certo, certamente, quindi... certamente. No, diciamo che ogni cosa, adesso stiamo parlando del cioccolato, preso con la dovuta... con la dovuta moderazione, assolutamente è una cosa sia gradibile, godibile. E anche salutare, perché vogliamo ricordare che il cioccolato ha anche delle proprietà terapeutiche, quasi, vogliamo dire, al di là dell'umore, perché supporta gli sbalzi d'umore, vero Paolo? Sì, quello è indubbiamente che è proprio la ricerca che facciamo nel momento in cui abbiamo bisogno, no? Di coccole, e andiamo a prenderci il pezzo di cioccolata. Comunque tutti i cacao sopra il 60% portano sicuramente un benessere al nostro corpo in varie forme, non è soltanto una questione di umore. Chiaro.
Chiaro, io andrei con il prossimo brano. Saluterei per il momento Paolo Stacoli, che rimane con noi in studio, però, perché ci seguirà con la degustazione dei vini. Devo dopo mangiare e bere anch'io. Assolutamente, sì, perché sì. Sarà parte in causa proprio per l'abbinamento che faremo.